Ciao a tutti. Voglio parlarvi di un progetto molto importante che sta per nascere. Il docufilm La Verità Negata. La Verità Negata, chi ha ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, è il titolo del docufilm pronto per essere girato. Tra gli interpreti anche l'attore Ettore Bassi, che darà voce ad Angelo Vassallo, rivelandone l'anima e i pensieri più profondi, partendo proprio dall'uccisione del sindaco pescatore. Il progetto prenderà inizio nella prossima primavera. Sarà così trasposta in immagini la prima parte del libro La Verità Negata, scritto da Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo. Un movie appassionato, concentrato sulla figura emblematica di Angelo Vassallo a 10 anni dal suo omicidio. Questo lavoro, precisa Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica assassinato, vedrà la partecipazione di tanti professionisti del mondo del cinema e della comunicazione che metteranno la propria professione al servizio di una giusta causa. Nel film saranno inserite le cronache giudiziarie, le inchieste collegate, l'intreccio politico, un excursus emozionale inserito nella drammatica attualità, il processo, gli atti, i volti, le parole, le atmosfere, i protagonisti coinvolti a più livelli, la costituzione di parte civile. Un percorso a ritroso, complesso, che apre nuovi interrogativi. Poteva lo Stato fare di più? Qual è stato il ruolo della politica? Perché è giusto che l'inchiesta non venga archiviata? Perché è così complicato arrivare alla verità per non lasciare impunito un omicidio efferato quando il 5 settembre del 2010 Angelo Vassallo fu colpito a morte da 9 colpi di pistola. Il docufilm proverà a fare luce su fatti prima trascurati che suggeriscono nuove letture dell'intera vicenda, quasi una sorta di giallo pieno di misteri, collegandosi alle altre stragi di questo paese, fino all'interrogativo centrale: qual è il vero movente del delitto? Chi impedisce ancora di fare chiarezza? Un'opera che comunque racconterà Angelo Vassallo nella sua veste più inedita, nel suo essere uomo e cittadino prima che sindaco, per non far spegnere i suoi valori. E tutti insieme faremo questo mare bellissimo di legalità, di bellezza, di giustizia, perché ancora crediamo che questo paese possa migliorare ancora e diventare un paese bello dove poter vivere. Noi ci crediamo, credeteci anche voi.